Allora, salve da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, e con la partecipazione dell'ingegner Kobaski. Oggi parliamo di trappole. Se qualcuno ha visto il video precedente, la sistemazione del rotore e gli short che ho pubblicato qualche mese fa, un mese e mezzo fa se non ricordo male, che ho recuperato una Yagi tre elementi tribanda per i 20, 15 e 10, decisamente da sistemare. Parecchi elementi contorti d'alluminio e soprattutto prima di procedere al restauro dell'antenna almeno vediamo se le trappole funzionano. Bene, oggi parliamo di trappole e vediamo come controllare le trappole e cosa sono le trappole in un'antenna. Spero che la mia spiegazione sia soddisfacente. Le mie esperienze di didattica si fermano alla media inferiore come docente di matematica, quindi il livello tecnico magari sarà un po' basso, però spero di farmi capire da tutti. Buona visione. Allora, ok, cos'è una trappola? Beh, per realizzare una trappola dipende dal tipo di terreno. Se un terreno è duro serve un piccone, se il terreno è morbido basta un badile, si fa un buco, l'orso passa, cade dentro, magari coprendo la trappola con un po' di foglie, però a dire il vero questo è un altro tipo di trappola. Parliamo di trappole per antenne. Allora, volendo realizzare un'antenna che possa funzionare su frequenze diverse, a meno che, prendiamo l'esempio più classico di un dipolo, io non realizzo un dipolo con rami del dipolo di lunghezza diversa e ovviamente ogni ramo di questo dipolo risuonerà per una lunghezza tipo, che so, faccio un ramo per la banda dei 10 metri, anzi degli 11 metri, perché a me i cibi stanno simpatici. 11 metri, 15 metri e 20 metri. Poi magari posso aggiungere anche un ramo, fare un ramo del dipolo per la banda dei 40 o degli 80 metri. Però capite bene che è complicato. Oppure posso usare un sistema che sullo stesso filo io applico un dispositivo che mi intrappola, e qui il nome trappola, la radiofrequenza. Praticamente la trappola è costituita da un'induttanza e una capacità, un condensatore, che impediscono il passaggio della radiofrequenza oltre su una specifica banda radioamatoriale, una specifica lunghezza d'onda. Ad esempio, io realizzo qui una trappola per i 10 metri e qui per i 15 metri. La lunghezza elettrica del mio tratto di filo è per i 20 metri, quindi io potrò operare su questo filo sia in 10 che in 15 che in 20 metri. Ok, come ho detto, ho recuperato questa antenna Yagi tribanda per i 10, 15 e 20 metri, ecco perché l'esempio. Il problema è che è un'antenna che ha avuto una vita un po' sfortunata, quindi è opportuno controllare il funzionamento delle trappole, oltre che lo stato meccanico dell'antenna a cui sto procedendo. E magari farò anche un altro video sul sistema per raddrizzare l'alluminio a caldo, che è veramente una tragedia. Comunque ci proviamo. Ok, io mi trovo con queste trappole di produzione tra virgolette industriali, devo vedere se effettivamente vanno bene. Ok, io ho detto che la trappola è costituita da un'induttanza, che è questa molla che vado a disegnare, e da un condensatore.
Questo va a costituire un circuito risonante su una specifica frequenza. Ora, ci sono vari metodi per determinare se la mia trappola funziona su quella frequenza. Io quello che ho trovato, che è il più semplice in assoluto, utilizzando il nano VNA, metterò il link sia sul collega radioamatore che ha fatto una bellissima pubblicazione su questo sistema, ma metto anche il link su come si procede alla taratura e alla preparazione del nano VNA per effettuare la prova. È un mio video di circa un anno fa. E con il nano VNA andiamo a verificare se sullo spazio di frequenza in cui la trappola deve funzionare io ho un'attenuazione del segnale, e quindi vuol dire che la trappola su quella frequenza lì sta funzionando. Scusate, io devo provare trappole per i 10 e i 15 metri e quindi dovrò aspettarmi che funzionino appunto su quelle frequenze. Vediamo un po'. Ok, vediamo com'è fatta fisicamente una trappola. Ecco, questa è una trappola. Le condizioni erano decisamente peggiori quando ho iniziato la fase di pulizia. Ho nuovamente realizzato i tappi di copertura all'estremità, poi magari nel link della descrizione del video metto anche come realizzarli con una stampante 3D. C'è un brevissimo video corso sul disegno dei pezzi che possono servire a un radioamatore nelle sue realizzazioni. Dicevo, questa è la trappola e io devo provarla, devo verificarla. Ho operato una bella pulizia estetica, l'alluminio l'ho nuovamente lucidato. Mancando i tappi, perché col tempo questi si sono, essendo di plastica, col sole si sono spaccati, si sono rotti, persi, gli insetti sono entrati, avevano fatto il nido, dentro c'era di olio. Verifichiamo il funzionamento di questa trappola e della sua gemella, ce n'è una per i 15 e una per i 10 metri. Su ogni, ovviamente, ramo del dipolo e su ogni elemento della IAGI, è una tre elementi, quindi avrò 12 trappole complessivamente per l'antenna. Allora, io per il controllo delle trappole, utilizzando il nano VNA, ho realizzato questo accrocchio. Ovviamente la fonte di ispirazione la metto nel link in descrizione, è un collega della zona 1, ma poi sarò più specifico appunto nella descrizione. Praticamente abbiamo un canale di uscita e un canale di ingresso sul nano VNA. Da questi ho preso il centrale, che i centrali sia dell'ingresso che dell'uscita che verranno applicati alla trappola, le masse vengono messe in comune. Io ho utilizzato due PL applicati ai cavi in uscita dal nano VNA. Allora, ok, prendo la mia trappola, collego uno dei due morsetti coccodrillo a un'estremità della trappola e il secondo all'altra estremità. Quindi avrò l'emissione da parte del nano VNA che entrerà nella trappola e uscirà. Il verso non è importante perché questa è una trappola monobanda. Prendiamo il nano VNA impostato, incredibilmente si vede, impostato in modalità attenuazione e vediamo subito una curva con un minimo in corrispondenza della frequenza. Un attimo che mi sposto. Ok, grosso modo qui mi segna 27.450.
Allora, innanzitutto ho impostato un campo di analisi che va da 1 MHz e mezzo a 30 MHz, quindi la precisione è relativa. Questo sistema di valutazione delle trappole non dà una misura assoluta, ma appunto relativa. Cioè mi dice: guarda che questa trappola sta funzionando in questo campo di frequenza. Ora io leggendo 27.450 mi posso ragionevolmente aspettare che la trappola è una trappola di produzione industriale, quindi sono sicuro che è nata per la banda dei 10 metri. Sono sicuro che nell'intorno dei 27 MHz, dovrebbe essere 28, vabbè, manca mezzo MHz, nell'intorno dei 28 MHz questa subisce un'attenuazione. Ok, la trappola funziona. Non so di quanto, però ho già una buona indicazione. Una buona indicazione che, insomma, il sistema impedenza, induttanza e capacità sta funzionando. Proviamo l'altra. Stacchiamo borsetti. Applichiamo all'altra trappola. Ok. E vedo che il minimo si è spostato e precisamente a circa 20 140, la banda dei 15 metri, sì, guarda, probabilmente visto che il nano VNA in questo campo di frequenza è nel centro del campo di taratura, la precisione è maggiore. Questa è la trappola per la banda dei 15 metri. Ripeto, io in questo caso vedo una diminuzione in dB, se non ricordo male, di c'è anche scritto qua meno 36 dB. Ok, la trappola funziona, ho un'indicazione di massima, però mi permette di dire di portare avanti il progetto di ripristino di questa antenna, perché so che sostanzialmente il sistema è ancora operativo. È veramente veramente molto semplice. Se qualcuno ha qualche suggerimento per portare avanti un tipo di misura più accurata, ben volentieri. Scusate il rumore della stampante, ma ne ho da stampare un bordello di tappi di queste trappole. 73 da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi frega, e dall'ingegner Covasti.